speriamo così di aver portato un po' di luce dentro questo posto meraviglioso. Ci troviamo nella splendida cornice del Teatro della Fortuna, dove a breve incontreremo Paolo Ruffini, attore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo, produttore teatrale, comico italiano, un artista a tutto tondo che attraverso la sua esilarante comicità riesce a far arrivare al pubblico anche temi estremamente profondi. Paolo Ruffini, artista eclettico nato a Livorno nel 1978, appassionato da sempre di cinema, ha debuttato nel film Vosodo di Paolo Virzì e da lì in avanti ha realizzato una carriera di alta caratura. Eventi, rassegne, festival cinematografici, documentari, conduzioni di programmi musicali, spettacoli teatrali e musical. Ha partecipato come attore, regista e sceneggiatore in numerosi film e ha realizzato tanti altri progetti importanti. Il suo curriculum è variegato. Lo caratterizza la sua capacità di saper unire la sua innata comicità alla sua estrema sensibilità. Una sfida al politicamente corretto per trasmettere i veri valori della vita. Ha affrontato temi profondi come l'Alzheimer, su cui ha realizzato il film documentario commedia intitolato Perdutamente, curandone la regia insieme a Ivana Di Biase e prendendone parte anche come attore. Da anni porta sul palco ragazzi con disabilità e dà loro voce. Al Teatro della Fortuna di Fano, Ruffini e gli altri attori della compagnia Major Von Frincius hanno riscosso grande successo con il nuovo brillante spettacolo Din Don Down, prodotto con la sua vera produzione diretto da Lamberto Giannini, su tutti i dilemmi e le questioni che riguardano il divino e con tema centrale l'amore. Registrato il sold out in tutte e tre le date della rappresentazione, che è un nutrimento per l'anima, il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire a lungo entusiasta. Una carriera estremamente eclettica, dalla comicità appunto a questi temi così profondi. Questa altalena di emozioni, passare da un film come Vacanze a New York a una serata come questa, quali sono le emozioni? Quelli poi erano film di tanti anni fa, sono passati 20 anni, erano tutti altri tempi, però già quello anche mi dà un pochino il sentore di aver vissuto, di aver cavalcato questo momento storico così pieno di cambiamenti. Sono felice e lusingato di questo, insomma non è da tutti, penso che stiamo vivendo delle trasformazioni come dal muto al sonoro e dal bianco e nero al colore. Il fatto che ci siano social, ci siano la tecnologia, ci siano delle dinamiche davvero difficili, ma per quanto riguarda invece lo spessore io non penso che ci sia mai differenza, lo so che sembra anomalo, ma per me la stessa serietà con cui faccio spettacoli o trasmissioni o film più di spessore è la stessa serietà con cui metto a volte nel far ridere o nel fare delle cose divertenti. Anzi, forse capisco che questo è un paese dove se uno fa lo scemo tutti pensano che sia scemo, però è bello anche se nell'ottica di stupire. C'è bisogno di leggerezza. Molta, nella leggerezza c'è la meraviglia, però insomma invece noi siamo un pochino, dobbiamo, per sentirci seri dobbiamo parlare di cose in maniera seriosa, invece i bambini ci ricordano, le persone disabili ci ricordano a volte davvero che le cose più serie vanno proprio perché sono serie, affrontate col sorriso. Al centro di tutto c'è l'amore e lei è una persona piena d'amore, passa da una comicità esilarante a temi profondissimi come quello dell'Alzheimer, quello appunto dell'inclusione, e tant'è vero che a Fano ha visitato anche il centro Margherita proprio sull'Alzheimer. Sì, l'Alzheimer è un tema anche di questo spettacolo per certi aspetti, perché la memoria è qualcosa di interessante, c'è una preparazione forse che l'uomo fa a lasciare questo pianeta, e l'Alzheimer è la forma più feroce di questa preparazione, perché è una malattia che lavora sull'identità. Identità. Lavora anche sul senso del sacro, esattamente come lo spettacolo che andiamo a rappresentare, però come anche nella ricerca di Perdutamente, che è questo film che abbiamo realizzato, che è visibile anche sul replay, anche in questo caso noi diciamo una cosa semplice, che la soluzione è proprio l'amore, cioè la soluzione alla morte è l'amore, nel senso che la morte è molto più lunga della vita, è molto più interessante l'amore della vita, e l'amore è anche qualcosa che non si può interrompere, al contrario della vita. Quindi vuol dire che nella misura in cui nasciamo, questa forza e questa energia che uno crede in Dio o nell'universo, in altre religioni, chiunque si creda, insomma, ha sicuramente a che fare con l'amore. Debutto tanti anni fa con Up and Down e da lì è nato Din Don Down, che questi giorni è andato sold out al Teatro di Fano, è stato un successo clamoroso. Din Don Down nasce appunto dall'esperienza di Up and Down, che è diventato poi piano piano non solo uno spettacolo ma un piccolo brand, cioè l'idea di raccontare l'alto e il basso dei nostri umori, del nostro genere umano, laddove poi le persone con la sindrome di Down erano quelle più up, quindi fondamentalmente in down sono quelli con i cromosomi più normali, e da lì, che era una ricerca sulla felicità, ci siamo andati a inabissare verso una ricerca più complessa, quella di Dio, quella di tra parentesi, che poi forse tutto sommato è la ricerca dell'io, cioè è l'io che poi ha voglia non di essere onnipotente come Dio, ma di avere qualcosa di divino dentro. Mai come in questo momento storico a volte ci sentiamo così potenti, ci sentiamo così capaci di intervenire sulle vite degli altri. E allora questo spettacolo racconta un pochino il nostro rapporto col divino, che forse non è assolutamente declinato da un'abilità o da una disabilità, ma è
declinato soltanto da questa cosa curiosa, misteriosa e forse non, nemmeno necessariamente spiegabile, che si chiama vita. Quanto è importante per il teatro di Fano avere un artista come Paolo Ruffini? Importantissimo, soprattutto anche debuttare con la stagione di prosa con una tematica così importante. E questo è un po' lo spirito di questo nuovo corso del teatro: aprire non solo agli spettacoli, ma andare anche a toccare temi importanti. Abbiamo toccato il tema dello sport, la sensibilizzazione per il tumore al seno e tante altre occasioni. Questo è molto importante per toccare un tema davvero che a volte viene percepito poco, ma è importante far capire che anche con eventi come questo si possono toccare tematiche importanti e dare una mano al prossimo.